amici di Italian Party al Festival di Sanremo per seguire un evento importantissimo, Sanremo On, dove ci sarà una fusione tra moda, musica e tutto ciò al Morgana Bay. Seguitemi, conosceremo i protagonisti. E tra poco, in questa magica serata, si ponderanno musica, arte, cultura, spettacolo, imprenditoria e tante eccellenze. Benvenuti a Sanremo On! In questa meravigliosa serata si incontrano veramente non solo la musica, l'arte, lo spettacolo, ma anche l'imprenditoria. Proprio qui a Sanremo, durante Sanremo On, abbiamo la signora Giovanna, che è la responsabile di questa eccezionale azienda Lumacro, che tratta lumache. Ci spieghi? Abbiamo un allevamento di lumache con un'annessa connessione di laboratorio, che facciamo prodotti alimentari tipo antipasti, sughetti, queste cose qua. E poi in più, con la bava di lumache la trasformiamo in prodotti per la cura della bellezza della donna, dell'uomo, di chiunque sia. E abbiamo un allevamento di 1000 metri quadri a Crotone, è uno dei più grandi adesso, si vanta di essere il più grande della Calabria. Benissimo, e poi quando si parla anche della bellezza non poteva mancare anche la bava di lumaca, che è rinomato come prodotto. Allora grazie per essere qui e noi proseguiamo perché incroceremo tanti personaggi. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Tanti ospiti eccezionali qui a Sanremo On, c'è Claudia Peroni che è una voce ufficiale della Formula 1, quindi si corre ad alte velocità, soprattutto a Sanremo, la kermesse sanremese viaggia sempre alla grande, vero Claudia? Sì, sì, devo dirti Pacchi che noi spesso abbiamo paragonato il Festival di Sanremo a un gran premio, perché questo è una competizione dove sono in gara dei grandi campioni e quindi c'è questa bella sensazione di adrenalina fino all'ultimo, di emozioni che vengono trasmesse e che effettivamente ci fanno vivere dei bei momenti. A me piace quindi Sanremo, anche perché sono legata a questa città, ci ho vissuto. Claudia, visto che tu ami anche la musica, una canzone che ti è rimasta impressa, che hai amato di Sanremo? Ma sicuramente questi ragazzi del pubblico sociale, ecco, io credo che loro, l'idea geniale di coinvolgere una persona diciamo di terza età, ecco, praticamente diciamo, vecchia, ecco, hanno colpito con Una vita in vacanza. Grazie Claudia. Hanno colpito ieri sera a Rolariston e ti devo dire che quando dopo il loro brano c'è stato il tripudio, quindi io penso che questo sia significativo. Sanremo On, il piacere di avere questa sera, e scopriremo anche se ci sarà una performance speciale di Dario Baldambembo, che a Sanremo è di casa. Più o meno, no, più o meno sì, sono venuto a Sanremo per ben 3 volte sul palco, cioè il primo è stato nel 71 come organista membro dell'Equipe 84, no? Con Lucio Dalla,
4 marzo 43. Ed è stata una cosa dove abbiamo raggiunto il terzo posto. Poi sono ritornato per un terzo posto nell'81, conto cosa fai stasera. Poi ho voluto così fare, nell'85 ho fatto Da quando non ci sei, e lì ho conquistato un posto bellissimo, eravamo in 15 e ho fatto il 15° posto. Quindi. Però il 15° posto qualche volta ha avuto anche un grande successo, come te. Difatti non è stato reso rido, perché in effetti è stato anche abbastanza un buon successo. Chi lo si ricorda di questa canzone dice che minchia che bella, addirittura molto raffinata come canzone. Perfetto, allora noi ti ascolteremo, ci farà piacere anche trovarti con questo, con quale brano? Con Tu cosa fai stasera, che l'ho portato a Sanremo e saremo qua. Ricordi che il tempo rende labili. Il tuo profumo, la tua delicatezza, l'unicità del tuo sapore.
niente è perso, tutto si trasforma. Sapore da amare. Sanremo quest'anno veramente sta offrendo eleganza, raffinatezza, musica, gogo, e abbiamo il trio magico del Sanremo On. Allora, Pachi Arcella, Francesca Rasi, Elena Presti. Come sta andando, ragazze? Bene, siamo tutti carichi, anche gli ospiti, eh?
attrici, conduttrici e anche showgirl, cantanti. Elena, allora stai facendo dei lavori molto belli. Sì, musicalmente, quindi dovevo venire a Sanremo a cantare per voi con Icarus Wings e poi a presentare con due grandi. Amici di Italian Party, abbiamo l'attrice e la presentatrice di successo Francesca, che veramente questa sera ha trovato un feeling con tutti noi. Sono molto contenta di stare qui perché in un territorio ricco di energia e di musica, e poi condividere il palco con te, Elena. Il vero vincitore di Sanremo, c'est moi, amici di Italian Party. Sanremo è turismo, è viaggi, quando c'è il festival musica, ma quando non c'è il festival è tanto bello venire in vacanza. Anna Di Maria, responsabile di 27 viaggi, allora come procede? Benissimo, direi benissimo. Abbiamo anche un progetto diciamo televisivo, un programma televisivo tutto improntato sul turismo. Si parlerà di molte cose. Quindi prossimamente ci sarà anche voucher, quindi in bocca al lupo. Dopo Sanremo c'è anche la Fiera del Turismo a Milano, vero? Ci sarà il beat dall'11 al 13 febbraio e noi saremo là. 27 viaggi, non poteva mai. A Sanremo On, un grande personaggio del mondo del cinema, e questa sera c'è una chicca a Sanremo per presentare una news in anteprima. Allora, Alvaro Vitali accompagnato da Stefania Corona, che farete un brano e avete creato un brano insieme. Parliamone, Alvaro, parlacene tu. Sì, e va io, perché sono io l'autrice, perché sono io quella che mi ha ispirato Alvaro a scrivere il suo brano. Aiutaci Pierino, che è un brano, un rap, quindi trasformo Alvaro in un rap. Disco, diciamo, questo singolo inserito appunto nel CD, Puzzle Sound, sono 13 brani scritti da me, canzoni di vari generi musicali, e i due brani di punta sono Tic-Tac Blues, che è un blues dedicato a mio padre, e Aiutaci Pierino, il brano di punta. Ma è più facile recitare o cantare, caro Alvaro? Ma un po' più facile cantare. Però questo connubio artistico com'è? È più che fare canzoni, no, ma quello che la canta, si impara a memoria. Come nasce questa collaborazione così importante? Perché io avevo un'altra canzone, un Fischio Senza, ho detto adesso basta, adesso lo tocca fare per i giovani, poi ho fatto per i bambini, adesso ci sono proprio i ragazzi di oggi, ne avevo fatto Aiutaci Pierino. E siamo onorati di avere questa sera Sanremo On Alvaro Vitali e Stefania Corona. Vamos! Tante stelle brillano questa sera a Sanremo On, ma una stella eccezionale è Francesca Lotta, che riceverà un premio e poi si esibirà per lanciare il nuovo disco, il nuovo lavoro insieme a Mauro Pina. Allora volevo proprio iniziare a salutarvi con il modo giusto. Sanremo, un grande Sanremo l'hai già fatto, belle soddisfazioni, e questa sera? Sì, veramente sono due Sanremo, comunque sicuramente Non Amarmi quello che si ricordano di più, ma l'anno dopo sono andata nel 93 con Un Anno di Noi.
le soddisfazioni di rientrare comunque qua, ritrovare un po' tutti gli amici, no? Ed è un modo anche per promuovere in maniera molto più efficace e più rapida il nostro nuovo lavoro. Ecco Mauro Pina. Allora spieghiamo questo nuovo lavoro, Mauro. Questo nuovo lavoro è un pezzo, si chiama Anima Sola, è un pezzo che parla della solitudine fondamentalmente, di quella cosa che viviamo in questi anni in cui la tecnologia ha preso sopravvento sui rapporti umani, quindi parla fondamentalmente di questo, è un pezzo molto emozionante, noi lo cantiamo in maniera emozionante, la gente ne risente di questa cosa, speriamo settimana prossima siamo fuori in tutti gli store digitali, quindi usciamo a tutti gli effetti, ci trovate dovunque. Anima Sola è il titolo del pezzo. Anima Sola, ma un piccolo momento live? Come no? Lo vuoi sentire? Anima Sola, parla di te. No, vabbè, no. Ed era solo un piccolo. Ed era solo un piccolo momento, un'anticipazione. Allora un in bocca al lupo e prossimamente vi ascoltiamo sempre. Grazie mille. Ciao. Ha sfilato, veramente fai tutto, Daphne, il violino è la tua arte. Ciao a tutti, sì, il violino è una grande passione che porto avanti da una vita e spero proprio di proseguire. Perfetto, allora proseguiamo, seguimi. A Sanremo On, le splendide, meravigliose New Model Today, siamo con il patron Clay Calzolari dopo una sfilata eccezionale
impreziosendo questo evento, le top sono a gustare le dolcezze. A riposo, il guerriero dopo il riposo. Veramente belle tutte, brave. Allora, appuntamento alla finale? Alla finale il 2 di settembre a Cinecittà Roma. Ci dovete essere tutti, ci sarà Pachi. New Model Today, contest internazionale a Cinecittà World, non mancate! E questo grande finale lo voglio fare proprio con loro, con i premiati, ovvero il dottor Vittorio Caminiti, Renato Praticò, il patron Gino Foglia, che dopo ci dirà le conclusioni, Francesca Lotta, che abbiamo già intervistato. Francesca, allora bella serata! Bellissima, fantastica! Io non pensavo, era la prima volta che venivo qua. È veramente organizzato benissimo, complimenti. Tutto bene? Sì, tutto bene. Volevo ringraziare tutta l'associazione e in particolare Gino Foglia per avermi invitato qui. Perfetto, allora Gino Foglia, concludiamo in bellezza. Cosa vuole comunicare ai nostri amici? Beh, vorrei invitare tutti quanti al Meeting del Mare il 28 luglio a Crotone, Serie A. Rimarremo in Serie A. Perfetto, allora da Sanremo, dal Festival, da questa meravigliosa location, il 2018 ci saluta, appuntamento alla prossima!